Lo chef Cannavacciuolo dovrà ristabilire ordine in cucina. Cioè, ma un cliente che cazzo ti deve dire quando gli serve un piatto così? Vi rendete conto di questi cazzo di menù che ci avete, eh? Siamo a Centocelle, uno dei quartieri più popolari e conosciuti del Bangladesh. Sei sudante, che hai paura di farlo? Tra da lui, senza parlare, senza urlare. Cioè, ma poi ti entri. Ma dopo il terzo vi fermate un attimo, no? Vi rendete conto di questi cazzi talmente abbondanti? Cioè, lui deve proprio fermarsi un secondo. Che sto a fare? Pensateci, ci vediamo domani. Mi dai due piatti, per favore? Non sa di niente, non c'è un primo che sa di niente. Mi dai due piatti, per favore? Non sa di niente, non c'è un primo, non c'è un primo che sa di niente. Bull, hai assaggiato l'acqua del bollitore? Pecorino, acciuga, carciofi, pacche. Sì, ho assaggiato. Com'è? Giusto. Sicuro, Bull? Sì, io sì, sto assaggiando, Bull, mi fido di te. Bravo, Alessandro. Vai, pronte le zuppe? Alessandro semina disordine e urla. Pizza devi fare, guarda che fa! Bravo, Alessandro. Ti do una cortellata, giuro ti do una cortellata. Ti do una padella di accetti quelli puliti, quelli freschi. Bravo, Alessandro. E gamberi, do cazzo stanno. Bravo, Alessandro. Si spende 10 euro a persona, 11 euro, e quindi noi con questi incassi non riusciamo a pagare tutte le spese che ci sono in un locale. Secondo me è un altro po' più di pasta, dovete mettere, perché così la gente si sente male così. Bravo, Alessandro. Lo chef Cannavacciuolo è arrivato del Bangladesh. Centocelle, non c'ero mai stato. Mi sembra l'insegna di un supermercato. Iniziamo bene. Questo è il menù? Ah, c'è pure un menù allora? Sì. Chi è che ha fatto questo menù? Mio fratello. Me lo chiami Alessandro? Olè, eccomi chef. Piacere Alessandro. 50-60 piatti stanno qui sopra. Bravo Alessandro. Chi è che prende la comanda? Io. Bravo Alessandro. Allora prendo antipasto misto di mare, risotto alla crema di scampi di mare, gnocchi, panna, vongole e gambe di mare, ravioli, funghi, tartufo di mare, alla crema di scampi, provola. Specchio di mare, filetto di rombo in crosta di patate. Ok. Ciao raga. Ok. Per la fontanina è l'ora dell'apertura serale e i primi clienti non si fanno attendere. Buonasera, prego, accomodatevi. Con tutte queste urla sono stordito. Adesso mi dovete fare un piacere, voi a me. Lì c'è un braciere, eh? Facciamo un po' di riscaldamento, dai. No, no, no. In ultimo mi sono distratto un attimo. Ciao raga. Ciao raga. Come è finita questa partita? Ciao. 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 Ciao, ciao raga, ciao, ciao raga. Ciao chef, grazie. Ciao.